proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità. Facciamo una cosa, andiamo tutti quanti a casa mia. Perché? Perché è il tuo compleanno e andiamo a festeggiarti, caro. Allora, vi piace? Io non lo so ancora. Io non riesco a capire come mai ti è venuto in mente di farti una casa come questa. È stato un architetto di Milano che abbiamo conosciuto l'altro anno al Lido. Un finocchio. A Vanina è rimasto subito simpatico. E così gli ho detto, tieni, questi sono i soldi e tu mi fai trovare la casa bella e pronta. Beh, prima ha fatto un sacco di storie. Poi gli ho trovato un marchettone ai cantieri di Porto Verde e da quella volta veniva un giorno sì e un giorno no. Ah, l'unico guai è che la casa è piena di bottoni. Non so, tu vuoi una Coca-Cola e ti viene fuori un rasoio elettrico. Ne hai due di camere da letto? Una. Non voglio mica mettere su famiglia. 100.000. Passo. Ok. Proprio perché non ti voglio castigare. Full. Non basta. Ma levatevi dai coglioni che mi fate un favore! Io non mi muovo da qui. Entra. Ma hai costretto a fare l'autostrada a 250 all'ora. T'avevo lasciato una lettera, non l'hai trovata. Adesso smetti e torna a casa. Ti sei portato i testimoni? Appunto. Per questa bella figura di merda. Basta! Basta, ti prego, non picchiarlo più! Andiamo, Gerardo, su. Volevi essere ragionevole e cerca di esserlo fino in fondo. Andiamo, su. Dai. Ma finisce così. Attento a te, imbecille. Vedrai quante volte ti sparirà sotto il naso. Perché si prende una sbandata e fa il grande gesto di cambiare vita. Non sei il primo. Prima o poi comincerà a raccontare balle anche a te. Mentre va a farsi sbattere da qualche altro stronzo che l'ha rincoglionita di chiacchiere. Andiamo, dai. Non lo puoi cambiare, è marcia. E lo hai capito da solo. Non c'è nulla di più facile. Basta dirle ti voglio bene e sbraga. Non hai finito di parlare che spalanca le cosce. Peggio che se avesse preso le pillole che ci passo, Spider. Finiscila. Sì, dai, picchiami. Ma informati, testa di cazzo, che c'è gente che ha rischiato la galera per lei. Tu non sai da che fogna viene questa qui. Sua madre era il peggior budellone della costa. Tutti noi abbiamo cominciato con lei. Ce la portavamo dietro il campo sportivo, ce la fottevamo per un pacchetto di sigarette. Vuol sangue, non mente. Lasciami adesso. Io basta. My Lord. Lord Bracon. Franco, non ti posso spiegare, ci puoi nascondere. Certo. Gideon, fa sparire il cavallo. Avanti, venite. Chi comanda qui? Comando io. Stiamo cercando un uomo e una ragazza. Si sono diretti da questa parte. Dove sono? Io non ho visto nessuno, vostro onore. Cercateli dappertutto. Aprite questa porta. Va bene, ma non ci fate per male. Andiamo, coraggio, cosa c'è qui dentro? Forza, aprite. Allora lo aprirò. Oh, un momento. Forza, che non abbiamo tempo da perdere. Qui non c'è niente. Oh, non toccate quella roba, è mia. Oh! Andiamo, ragazza, adesso scendi. Fate largo, fuori tu. Aprite. Vi prego.
Vi prego, non toccatelo. Lo sapete che è un reato grave nascondere dei criminali? Niente, signore! Miss Fry. Gideon mi ha detto che vi esibirete da Lord Brecon. Proprio così, miss. Lord Brecon ci ha messo a disposizione questo spiazzo per le prove. E poi debutteremo al Regency Theatre di Londra. Verrete a vederci, vero? Se posso. E che cosa ci fate voi? Venite con me. Coraggio. Almeno quattro mani. Già, proprio come voi. Quando ero bambino mi hanno insegnato che il mio dovere era obbedire ai miei genitori. E io l'ho fatto. Ho frequentato le scuole che mio padre mi aveva indicato e il lavoro che lui riteneva più opportuno per me. Non l'ho mai deluso. Però non l'ho mai reso fiero di me. Come io mi sono sentito tante volte nel guardare mia figlia e quello che faceva. E la cosa bizzarra è che tutto quello che hai costruito l'hai fatto perché non mi hai mai dato ascolto.